La tendenza della ricerca per i prossimi anni? Allenarsi a tavola. Non ci credi? Aspetta 5 secondi e te lo spiego. Gli esperti di allenamento sportivo chiaramente conoscono benissimo la terminologia legata alla periodizzazione dell'allenamento. È molto meno nota invece la terminologia periodizzazione della nutrizione, perché è una cosa che sembra assolutamente inconcepibile, diceva, che devo periodizzare. Invece questa review del 2017, uscita su Sports Medicine, dice proprio che la nutrizione va periodizzata con l'allenamento. Perché questo? Tanto metti un like o condividi, perché è uscita su una rivista molto importante, poi le informazioni sono veramente nuove questa volta. Va effettuato per dei motivi assolutamente straordinari che vediamo man mano. Intanto vorrei capire chi è che l'ha segnalata, e probabilmente è anche stavolta è un esperto della Sport Science Academy. È infatti il doppio professionista di scienze motorie e scienze nutrizione, che si chiama Marco Perugini. Ho scelto questa review perché credo sia fondamentale per chiunque lavori e si occupi di sport science riuscire a capire come anche l'aspetto nutrizionale possa essere e vada soprattutto periodizzato e programmato in comune accordo con la programmazione e la periodizzazione del nostro allenamento, al fine ultimo di portare il nostro atleta a competere alla massima performance possibile. E chiaramente la massima performance è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Grazie a Marco Perugini per averci segnalato questa review, che ci dice infatti che la nutrizione periodizzata unita all'allenamento fisico può contribuire ad ottimizzare gli adattamenti fisiologici. E quando parliamo di adattamenti fisiologici è proprio la nostra materia, cioè quando noi alla fine vogliamo migliorare. Perché miglioriamo? Perché le nostre cellule diventano più forti e sono in grado di resistere meglio ad uno sforzo fisico, ad uno stress cellulare. Ma lo stress cellulare, se ricordiamo dalla biologia, non nasce solo dallo stress fisico, ma nasce da tanti motivi, nasce anche per l'umidità, per il calore, per la nutrizione e così via. Ovvero, a un certo momento la cellula sottoposta a stress non ce la farà più a resistere, quindi avrà due possibilità: o cerca di modificarsi per resistere a questo stress, oppure niente, la perdiamo. Nel caso che si migliorerà, arriverà ad un adattamento, quindi la nostra cellula sarà più efficace alla stessa situazione che si troverà nel futuro. E questa è la review che ci dice questa cosa importantissima, ovvero che l'allenamento va periodizzato insieme alla nutrizione, vanno fatti di comune accordo. Quindi quando io faccio un allenamento di un certo tipo devo fare in modo che la nutrizione accompagni quello, perché migliorerà gli adattamenti fisiologici, quindi arriveranno più efficaci in minor tempo. Molte volte in altri video ho parlato di training low, ad esempio, di allenamento fatto con basso carico di carboidrati che produce effetti di un certo tipo, così come altre considerazioni legate anche al miglioramento e alla capacità di disidratarsi meno è un allenamento, così come altri studi, non me ne voglia Marco Perugini se lo cito in questo contesto, ma altri studi non citati in questa review, devo dire, molti ricercatori sono anche posti il problema di andare a verificare cosa facevano gli haters, non gli haters, quindi quelli che cliccano e scrivono cose brutte sui video ad esempio, ma gli haters, quelli che i grandi mangiatori di hamburger ad esempio, nelle cose strane che vediamo in televisione ogni tanto, magari negli Stati Uniti, che mangiano veramente centinaia di hamburger in pochissimo tempo. Bene, però alla fine si è visto che anche quel tipo di diciamo allenamento, chiamiamolo così, produce degli adattamenti cellulari e quindi una diversa assimilazione. Ovviamente non fatelo, ma per capire che la nutrizione incide fortemente negli adattamenti cellulari dell'atleta. Quindi se vogliamo comunque ottenere risultati, il trend per il futuro è allenamento più nutrizione, ovviamente anche in questo caso con due specialisti diversi, perché ogni materia ha le sue considerazioni. Grazie a tutti, ci sentiamo domani con la nuova diretta della Sport Science Academy con un'altra nuova review. Ciao! Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.